Bentornati sul canale, questo è un nuovo video What a Hate in a Day, il numero 10, ne ho fatti veramente tanti e spero che questi video vi piacciono, quindi se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su. Oggi vi faccio vedere quello che ho mangiato in un giorno, quindi iniziamo dalla colazione, che è una colazione semplicissima e velocissima perché vado molto di fretta la mattina ultimamente, quindi ho deciso di mangiare dei semplici cereali, questi sono i pandistelle buonissimi con il latte di cocco che io mangio freddo, non lo riscaldo. E questi cereali sono fantastici perché rilasciano tutto il cacao nel latte. Dopodiché per pranzo, anche qui una cosa molto veloce, ho deciso di preparare delle pennette con il pomodoro che ho preparato con del semplice olio, un po' d'aglio e il pomodorino, anche qui una cosa molto molto veloce. E per secondo ho deciso finalmente di preparare un secondo in vita mia perché non lo mangio mai, ho deciso di provare le uova nuvole, cioè è una ricetta che ho visto su Facebook e assolutamente dovevo provarla. Praticamente basta montare a neve gli albumi dell'uovo con un po' di sale e un po' di pepe, li montate ben ferme e dopodiché potete metterci all'interno del prosciutto, del salame, quello che volete, e una volta montato a neve andate a mettere il bianco dell'uovo su una teglia con la carta forno e create una sorta di nido con un buco al centro. Spolverate con un po' di pan grattato per rendere il tutto un po' più croccante e infornate a 180 gradi per circa 10 minuti. Una volta pronto, andate a metterci al centro il rosso dell'uovo che avrete sicuramente conservato e lo rimettete in forno, sempre a 180 gradi, però per altri 2-3 minuti, come preferite voi. E voilà, il vostro uovo nuvola è pronto ed è favoloso perché il bianco è come se fosse un pane e il rosso rimane comunque liquido ma ben caldo ed è buonissimo, davvero da provare assolutamente. Come snack ho deciso di mangiare i fichi al forno, sono buonissimi perché nel forno diventano come una marmellata, è una cosa dolcissima, ma soprattutto la cosa bella è che sono comunque, essendo un frutto, è una cosa sana, quindi non vado a rovinarmi con brioche e tutte queste cose confezionate. Allora, come si preparano? Aprite in quattro il fico, lo andate a mettere all'interno di teglie in ceramica e potete metterci a vostro piacere della cioccolata, del miele, un po' di zucchero, di canna, quello che preferite, cocco, frutta secca, quello che volete, e lo andate a mettere nel forno sempre a 180 gradi per circa 10 minuti e vedrete che squisitezza. Come cera ho deciso di preparare la quicca al salmone. Come si prepara? Prima di tutto prepariamo il salmone in pentola con un po' di olio e un po' di cipolla, lo facciamo cuocere per bene, una volta pronto lo lasciamo raffreddare. La quick si prepara con la pasta brisée che la potete trovare al supermercato, la andate a mettere all'interno di una teglia rotonda con la propria carta forno che trovate già nella confezione. E dopodiché preparate le uova, 4 uova che andrete a sbattere insieme a un po' di sale e un po' di pepe. A volontà, se vi piace, potete anche aggiungere 4 cucchiai di panna fresca per rendere tutto un po' più buono. Una volta preparate le vostre uova sbattute, andate a mettere al centro della quick il salmone prima di tutto cotto. E poi lo ricoprite con le uova, diventerà una sorta di frittata con sotto questa pasta brisée che rimarrà bella croccante e vedrete è squisita, un po' pesante devo dire la verità, un po' pesantuccia, infatti una volta mangiata questa non mangiate più niente, vi basta un pezzettino, vi dura anche fino al giorno dopo, però è veramente ottima. Allora ragazzi, questo era tutto, spero tanto che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se conoscevate già alcune di queste ricette e se invece non le conoscevate mi raccomando provatele perché sono veramente buonissime. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!